Ci troviamo qui a Piazza Castelnuovo, dove da ieri è partito questo camper per gli over 65. Quali sono i numeri registrati tra ieri e oggi e cosa dite alla gente? Gli invitate soprattutto a venire qui in piazza, no? Sì, seconda giornata di esenzione itinerante. I numeri, ieri abbiamo rilasciato 545 certificati di esenzione ticket in piazza. Stamattina dovevamo iniziare alle 10. Già alle 8 il mio corpo lavorativo e i miei dipendenti avevano già attrezzato i 4 gazebo e i 2 camper. Alle 8 e mezza abbiamo aperto gli sportelli con un'ora e mezza di anticipo e sino a questo momento sono stati già rilasciati. Il numero è veramente, fa ben sperare, le persone stanno veramente venendo in piazza. Abbiamo rilasciato sino a questo momento 94 certificati. In 12 giorni lavorativi abbiamo già rilasciato, il dato è di stanotte, 153.444 certificati. Significa che abbiamo già coperto un terzo in 12 giorni lavorativo degli interi aventi diritto, cioè dei 485.000. La prossima settimana, perché la sanità deve andare incontro alla gente, questa volta andremo incontro alla gente non più in piazza ma nei maggiori centri commerciali. Questo è un segno tangibile di come vogliamo sburocratizzare la sanità. Allora, parliamo un po' di questa iniziativa del 29 aprile e anche della ASP in spiaggia. Sì, il 29 di aprile è l'undicesima tappa di ASP in piazza. Piazza Castelnuovo sarà un vero e autentico villaggio sanitario. Per la prima volta porteremo e daremo la possibilità ai nostri cittadini di effettuare l'elettroencefalogramma. Questo è un grande servizio che stiamo dando con un grande impegno di uomini e di mezzi. A questo si aggiunge lo screening del tumore alla mammella, del diabete, dei fattori di rischio cardiovascolari, del colon non retto e della tiroide. Dobbiamo dire a chi ci sta, a chi ci leggerà o chi ci ascolterà, chi ci vedrà, che tutto questo sono prestazioni gratuite e con accesso diretto. L'ASP in spiaggia è un'iniziativa volta ad ancora una volta andare incontro alle persone e ai cittadini in spiaggia. Chiuderemo Piazza Valdesi. Oltre alle prestazioni che sono quelle ormai che caratterizzano la nostra carovana sanitaria, faremo anche la prevenzione del melanoma. E questa è una cosa importante considerato anche il periodo estivo.